Siamo tornati con questo nuovissimo video dove lo fai vedere il mio viaggio a Londra dall'8 al 12 gennaio 2020 con la mia famiglia. Vi lascio al video. Buongiorno. Mi sono svegliato qualche oretta fa, sono le 6:49 di mattina. Tra poco dobbiamo partire. Siamo fiduciosi. Diciamo che siamo pronti, sono attrezzato al massimo con borsello tecnologico, cavalletto che dopo devo mettere. Siamo in macchina. Salve, siamo finiti l'aeroporto adesso. Sono qui da solo. Forse no. Vabbè, insomma, quindi è così, è bellissimo. Dobbiamo andare a Londra. Londra. Siamo in aereo, come potete vedere dai finestrini. Comunque questo aereo è molto comodo, ci vediamo dopo, faccio qualche ripresa e poi ci vediamo dietro. Ragazzi, siamo sull'aereo laggiù. Le Alpi. Stanno le Alpi con la neve, che bella idea, voi non avete idea, voi non ce l'avete. Ovviamente non posso utilizzare questa perché è ingombrante, non ho il cavalletto e poi anche perché questo funziona poco, questo fa schifo, lo utilizzerò solo a Londra perché potrò parlare più forte, potevo parlare un po' piano piano perché guardate quanta gente c'è. Assurdo. Io volevo fare un timelapse. A dopo. Eccoci qua, siamo pure su quest'altra videocamera. Guardate qui, c'era l'altra videocamera che ho appena utilizzato, videocamera tra virgolette ovviamente, però sempre videocamera è, che ho appena utilizzato per fare una clip che mi servivano tanti FPS, perché questa sì, ha 60 fps, ma non si vede tantissimo. Questa videocamera ha una messa a fuoco che è davvero orribile. Il microfono accorpeggi, però la qualità è buona, cioè mi piace. Perché ha un obiettivo grandangolare, cioè se io vi faccio vedere la differenza. Ecco, questo è senza la videocamera, questo è con la cosa della videocamera e questo è con l'obiettivo incluso nella videocamera. Cioè questa è quella grandangolare, questa è quella 1x. L'obiettivo mi piace molto anche perché si vede proprio che l'obiettivo grandangolare, perché proprio riprende ha dentro un fatto proprio che, cioè si vede proprio il vetro, riprende a di più, cioè invece di tipo 90 gradi riprende a 120. Guardate che bella vista che c'è! No, aspettate, devo fare. No, ci sta un sacco di neve, bordello di neve, però questa videocamera non si vede, quindi vi faccio vedere con. Eccoci sull'altra videocamera. Guardate quanta neve che c'è. È un paese solo di neve, ma che cos'è qua? Svizzera, La Svizzera, vabbè, la Svizzera è troppo. Io voglio abitare in Svizzera, cioè. Se è la Svizzera, se non è la Svizzera, vabbè. A Londra non c'è niente, non ci sarà la neve, almeno da quel caso. Però pioverà sempre. Eccoci qui. L'una e mezza, quasi. E forse se tutto va bene stiamo per atterrare. Guardate quanto è bello questo aereo. Cioè, è bellissimo perché io l'aereo del genere l'ho preso sempre, questa è stata l'unica compagnia aerea che ho preso fino a Londra. Videocamera non la posso usare ancora perché se è troppo pesante, mi scoccio, tengo questa che è proprio leggera, leggera. Devo usare quel coso, questa qua, la potrei usare tranquillo, non ho anche il cavalletto qua invece è comodissimo. Credo scendendo perché l'ha detto pure in effetti. Londra, guardate che bello. Ragazzi, siamo quasi atterrati, manca veramente poco. Guardate però quante nuvolosa Londra. Cioè, vi rendete conto che siamo dentro le nuvole? Siamo dentro le nuvole e tra poco entreremo all'interno delle nuvole. Cioè, voi dovete vedere. Lo dico adesso alle nuvole, ve lo dico, intanto siamo già alle nuvole. C'è tipo la pianura, che cos'è? Boh. Ragazzi, è troppo bello. Intanto sta atterrando, lo sta salendo per quello vuole sapere. Aeroporto, che sta ancora un po' alto. L'aeroporto dovrebbe essere, non questo, non lo so, raga. Ecco qua, dovrebbe essere questo. Adesso tocca terra. Tocca terra. 3, 2, 1. Puma, toccato terra, eccoci qua. Arrivati, ha toccato terra. Ok, siamo arrivati. Andiamo a prendere la navetta gratuita per arrivare a Logorredo sul tappeto. Fa tutto lui, torniamo indietro. Vedevo che solo in Italia la roba non funzionava, invece va pure qua. Siamo sulle scale mobili. Questa è la dimostrazione, vabbè, poi. Insomma, vabbè. Sono emozionato, siamo usciti finalmente. Perché la prima volta, dopo tutti i milioni di controlli, siamo finalmente usciti. Sto qui circa una settimana. Partito mercoledì, oggi. Torno domenica, quindi
meno di una settimana di tipo 4 giorni. Ok, vi saluto direttamente da qua perché abbiamo trovato una metropolitana automatica, ma veramente automatica, dove non c'è il controllore come a Milano, solo che qua ci sta un antisuicidio 3 punti. Guardate quanto è bella. Questa non è una metropolitana, dovrebbe essere una navetta, non lo so preciso, però sono fatte davvero bene. Cioè, guardate, non ci sono i binari, cioè non ci stanno i binari, è tutto diverso. Le volete sono diverse, stanno le sterline, vero mamma? Sì, le sterline. Cioè, siamo finiti in una metropolitana troppo bella per vedere, cioè per andare a Londra, perché questa non dovrebbe essere Londra ancora, tra poco sì però. Salve, siamo all'interno di Londra, anzi l'albergo di Londra. Armadio con dentro un cavolo, tranne la biancheria del letto, vabbè. Matrimoniale dove dormono i miei genitori, dove dormiamo io e mia sorella. Eccoci qua in bagno, l'audio rimbomba abbastanza. Ciao. Qua c'è il coso, il tappeto, il lavandino, mobiletto, gabinetto, questa è la vasca da bagno, tappeto ovviamente per pulirsi i piedi. Qui in cucina, ve lo conto a far vedere adesso invece sì. Ecco qua, questa è la cucina. Oh mio Dio. Ragazzi, immaginate quanti timelapse che posso fare così. Questa è la cucina, molto molto semplice, però è fatta bene ed è funzionale. Qua è un po' fatto meno bene, però comunque è fatto bene. Da quest'altra parte abbiamo un tavolo a 4, proprio quelli qua, proprio la quantità che siamo noi, quindi a posto. Termosifoni, assurdi, questi sono fantastici, meno male che ci sono. Cestino, e io veramente ho voglia di fare un timelapse, che non avete proprio idea. Ragazzi, non vi porto con me stasera perché è inutile, dobbiamo solo comprare le cose, ci vediamo direttamente domani, sto stanco. Buongiorno, stiamo andando verso Londra, siamo usciti dalla zona hotel, perché qua dove sono io non è ancora Londra. E poi un'altra cosa, sto registrando ancora col microfono interno, perché quello là sopra, stiamo andando a comprare la batteria e stiamo andando soprattutto a fare colazione. Poi vediamo un po' cosa fare. Ok, sto registrando dal nuovo microfono perché ho comprato la batteria, dovrebbe essere buono. Vediamo subito. Intanto mo stiamo attraversando, perché stiamo andando alla metropolitana a prendere dei biglietti anche per noi, perché noi paghiamo di meno, solo che tipo la signora là non ce li aveva. Okay, stiamo andando alla stazione, giro per una via che non so il nome, perché non sono mai stato a Londra. Però guardate quanto sono belli i giardini. Sono un sacco di giardini. Tanto io non mi sono girato lo schermino, lol. Volevo dirvi che monterò questi video molto 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 più tardi del solito, perché non ho il computer qua, ho solo la videocamera, sono tecnologico, ma non posso editare con una videocamera un video, no? Da quel che sono. Bene, stiamo scendendo in stazione. Dove arriva? Dovrebbe arrivare da quella parte. Sta venendo. Sottomarino, minchia. In teoria dovrebbe essere più basso, sì, eccoci qua. Bellissimo. Metto a fare un timelapse del coso. Ci dà la metro, guardate che cosa c'è. Tra poco andiamo a mangiare. Nel frattempo ci facciamo qualche foto dentro la cabina telefonica. Ok, sto registrando dall'altra cam perché questa qua mi scoccio di tenerla sempre in mano, questa è leggerissima, quindi io mi sono preso il classico muffin. Ok, siamo finiti in un museo molto carino, National Museum, e questa è la National Living Room.
Eccoci, siamo usciti al museo, comunque interessante, però gratis, quindi ci sta. Eccoci fuori dal tutto, dovremmo andare a vedere la Londolai adesso. E questa è la abbazia di Westminster, molto interessante, molto alta, soprattutto è molto illuminata. No vabbè, è il palazzo più bello che io abbia mai visto, cioè guardate qua. Cioè è tipo tutto vabbè. Fatto, vabbè, bellissimo. Allora siamo finiti in questo ristorante molto bello. Stiamo tornando a casa, finiti in questo ristorante come vi ho già detto. Guardate quanta gente! Londra di sera verso le... alle 7:30! Direi che è davvero ora di tornare a casa. Scherzavo, siamo in metropolitana. C'è pure la stazione da ricchi, wow! Ecco qua, questa è la linea marrone. Scale mobili! Arrivati! Oh, andiamo a prendere la linea Braulo con la mia famiglia. Lo entri, lo entri. Direzione Alphabister. Saliamo per la stazione. Bella sta stazione, mi piace molto. Volevo fare tipo l'inquadro col treno, però non arriva. Che devo fare? È arrivata dall'altra parte, però guardate che figo. E... the next train will be a Circle Line service calling at all stations to Liverpool Street. Eccola noi! Saliamo in un vagone a casa. È partito l'altro. Ci vediamo direttamente a casa, raga, che bello. È ora di tornare a casa. Questo secondo giorno termina così. Oggi brutta giornata, ma inizia ufficialmente il terzo giorno di oggi. Bene, stiamo scendendo dal palazzo, adesso dobbiamo vedere dove andiamo. Secondo voi quello che cos'è? È la nostra metropolitana? Oh no. Avete risposto sì, avevate ragione. Tac. Sediamoci e andiamo. Arrivati. Andiamo a fare colazione probabilmente. Raga, guarda che bella. Siamo finiti in questo parco molto molto carino. Abbastanza grande. E non so il nome, ma lo scoprirò al più presto. Mi piace molto perché è grande, spazioso. Un sacco di gente. Tra poco c'è il cambio della guardia. Ma si vede meglio però. È uno scoiattolo. Eccolo là. In diretta come gli scoiattoli mangiano le alpini. Ehi. Oh mio Dio. Madonna che ci siamo persi. Dove vai? Dove vai? Non si fermano niente, non si fermano proprio. Bene, abbiamo pranzato e allo stesso tempo colazione, visto che si era fatto un po' tardi, quindi è come se avessimo fatto tutte e due le cose. Guardate qua che figata. Aghi, ed esci. Belli, 2, 3, 4. Benvenuti nel Museo della Scienza di Londra. Io direi che entriamo subito in questi magazzini.
Madonna che ricchezze che c'hanno qua dentro. Dolce Gabbana, Valentino e Siaga. Imbarazzante la quantità di ricchezza che c'è in questo, in questa città. Guardate che bello, no? C'è una quantità di ricchezza incredibile. Vabbè, i Piaget sono troppo belli, guardate qua. È una quantità di ricchezza incredibile, no? Vabbè, guardate qua le scale proprio di qualità ottima, con LED attorno, cioè. No. Ma ragazzi, questo ascensore, cioè. Vabbè, tutti i Piaget. Ma queste sono grandi magazzini, vuol dire i mega magazzini che in Italia non troverete mai. Cioè. Ah, vabbè ragazzi, questa non mi sembra proprio cioè non mi sembra questo in Italia. Voi non lo trovate. Sono nel mio sogno, guarda queste. Obiettivi da 1000 passa euro, cioè. Poi vedi tutti quei ristoranti, ma devi mangiare bene. Ok, è giunta il termine anche di questa giornata e domani l'ultimo giorno ce lo godiamo veramente bene. Quindi ultimo giorno a caricare la mia videocamera. È l'ultima volta che attraverso questa città per andare, diciamo, a Londra. Siamo usciti dalla metropolitana, sta piovendo pochino, però comunque rompe le scatole. Siamo in un simpaticissimo bar. Ottimo per fare colazione, una bella colazione londinese, molto storta questa videocamera. Faremo colazione e ci vediamo dopo la colazione. Siamo usciti dal bar. Di Portobello. Molto bello, Portobello. Shoppiamo, dai. Fanno shop per amici e anche per propri. Metro, buongiorno metro. Tac. Buongiorno Londra. Adesso siamo veramente a Londra, guardate qua. Quella è una chiesa molto carina. Bene, abbiamo scoperto come si chiama quella chiesa lì. Chiesa di San Marco. Siamo sulla strada dei Beatles. Passano tutti di qua, diciamo, cioè. Bene, abbiamo terminato la strada dei Beatles e stiamo aspettando l'autobus. Ok, siamo saliti sul pullman, adesso siamo al secondo pullman. Ho fatto un sacco di riprese perché ho avuto un sacco fortuna che praticamente sono capitato. Portatelo per perdere il treno. Ok, ci siamo ragazzi. Diamo buongiorno al Tavici. Dobbiamo andare a London Bridge. Quindi stiamo un attimo facendo questa strada a piedi. Allora, stiamo andando al Tower Bridge. Sono confuso. Ok, siamo. Chi è che può venire qua? Si vede un panorama del genere. Qui abbiamo l'esemplare di gabbiano. È una vista sui palazzi. Siamo finiti in questo ristorante molto carino, che però sembra il McDonald's, quelli che abbiamo lo McDonald's 2.0. Questa negozi su negozi. Vai via, va la vita. Ok. Aspettando la mia crepe. Ho preso la crepe. Bene. Bene, siamo da Microsoft. Vabbè raga, guardate qua quanti. Compriamolo. Ci siamo divertiti abbastanza, ora dobbiamo uscire. Beh, direi che dopo Microsoft Apple, no? Ma penso che sia il minimo andarci, no? Penso che sia l'ultima volta che attraverso queste scale. Penso che sia l'ultima metropolitana che
prendo di Londra. Torniamo a casa, va. Ultima uscita. Casa, tutto a posto. Devo fare un attimo il letto. Però ci vediamo domani con l'ultimo giorno. Davvero, cioè nel senso l'ultimo giorno dove andiamo in aeroporto. È ora di abbandonare questo posto. Sto preparando tutte le valigie. Ciao, ciao, camera. Ciao, ciao, porta di casa mia. Ciao, ciao, via. Spero che sia davvero l'ultima volta che attraverso questa via. L'ultimo giorno, ma è la prima volta che vedo una sterlina in mano. Stiamo partendo. È una linea diversa che io non ho mai preso. Fitness Junkie. Mind the gap. I treni qua passano con frequenza 1 ogni 5 secondi. Ok, siamo in stazione, stiamo aspettando il treno. Ti porterà in aeroporto. Ciao ciao, treno automatico che funziona meglio di Napoli. A tavola ho preso un panino col bacon, 4 euro. Ok, siamo al bar, ho preso una cioccolata calda. Allora, siamo qui in questo negozio che mi ha consigliato ovviamente un mio amico di entrare. Volevo farvelo vedere piano velocemente perché tra poco ho l'aereo. Pacchette, prezzi, incredibile. Poi che altro ci sta? Caramelle. L'aereo, incredibile. Atterrati. Capo di chino. Sono il Luca Tox del futuro. Spero che questo video vi sia piaciuto. È durato un pochettino, ok? Un pochettino è durato. Però, sì, ho messo... botto a editarlo. Guardate qui che casino. Però ne è valsa la pena, dai, un viaggio a Londra non si poteva non editare bene, no? Vabbè.